a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è martedì e siamo qui in diretta, come sempre, su Milano All News per raccontarvi un po' quello che succede nella città e oggi con un occhio di riguardo verso le periferie, ma non solo. Avete già sentito un po' di rumori, i miei ospiti oggi sono qui che scrivono, fanno, dicono, sono dati, sembra di stare agli exit poll quasi, sembra, sono degli statistici ormai, sono qui che scrivono e li vedete qua di fianco a me, abbiamo Walter Cherubini da Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter, Buongiorno a voi. come ogni martedì appunto qui con noi. Che ci hai riportato un graditissimo ospite. Romano Ranaldi dell'Associazione Giovani e Famiglie, che gestisce ormai da oltre un decennio uno dei più grossi doposcuola di Milano, in quel di Baggio. Romano, armato di fogli, No, dati, quest'oggi proprio non è una è. questione di essere armato, Eh? Cosa ci hai è portato, un Romano? refresh, cioè. Il nostro lavoro come associazione Infatti, ricordiamo bene era cosa fate prima, chi siete, cosa fate, bravissimo. bravo. È un progetto contro la dispersione scolastica in convenzione col Comune di Milano in collaborazione con Caritas e la parrocchia Sant'Anselmo da Baggio. Il nostro progetto è stato rielaborato perché si è ampliato nei giorni e nelle ore. Siamo passati dalle 13 ore settimanali alle 18. E i bambini mediamente sono 130. Però. Pertanto, aumentano gli stranieri perché nel quartiere aumentano gli stranieri. La scuola sta soffrendo, comunque la dispersione scolastica è un grave problema e non voglio perdermi perché coloro che hanno bassi livelli di istruzione finiscono con lavori instabili e irregolari e proseguono con l'emarginazione sociale. Per cui è un grosso problema Quindi da che arginare da non subito. se poi provengono da percorsi deprivati socialmente e culturalmente ed economicamente, il problema è ancora maggiore e la scuola da sola forse non riesce, Non basta. non basta. Per cui per avere successo scolastico è importantissimo la collaborazione di tutte le amministrazioni, ma soprattutto delle famiglie. Il coinvolgimento delle famiglie diventa determinante sia per gli insegnanti sia anche per noi che vogliamo. Quest'anno abbiamo migliorato la situazione, abbiamo un progetto condiviso con la scuola media Primo Levi di Baggio che speriamo che abbia una maggiore collaborazione, condivisione del lavoro e miglioramento dei risultati. Stiamo nel quartiere avendo problemi nel senso scolastico perché molti italiani tendono a fuggire dalle scuole che hanno molti stranieri. Quest'anno, nelle prime elementari della scuola, lì ci sono 58 bambini di prima, di cui 38 sono stranieri, 12 sono nativi all'estero. Pertanto sono prevalentemente nordafricani o diciamo Medio Oriente, diciamo Iraq o Pakistan. La cosa un po' che fa stridere sono solo 18 femmine, per cui c'è uno sbilanciamento anche di Cavolo. questo genere. E gli italiani, proprio italiani, sono 20. Per cui questo è un problema sociale che va ad investire amministrazioni ed altri problemi che non Ecco, sono Romano, mi puramente interessa molto scolastici. questo aspetto, nel senso che appunto a fare diciamo quelli che fanno finta di non vedere i problemi sia sempre è molto facile, a fare quelli che dicono che va tutto bene è molto semplice. Tu giustamente invece lo chiami un problema, nel senso che è un problema che ovviamente non è computabile al bambino, che non ha No, neanche, nessuna colpa, esatto. se non anzi quella forse di voler In un imparare. certo senso nemmeno Ecco, alla scuola, perché infatti. il Oh, ecco, interessante questo tessuto appunto. sociale deve essere eterogeneo, si fa fatica, è un problema grande, però le amministrazioni dovrebbero metterci mano per cercare di creare un tessuto sociale più eterogeneo, in modo che l'integrazione avvenga, ma che non siano delle isole come un fruncolo che vive per No, conto anche perché mi suo. viene da dire, ci sono altre situazioni in cui magari invece la situazione è completamente ribaltata al contrario, io dico sulla città di Milano, Certo, no? i È presidi, questo, cioè non siamo di certo. fronte alla famosa invasione, no, è No, che siamo di fronte a una perché concentrazione. è concentrazione. I pochi italiani che si sentono pochi in minoranza all'interno di queste realtà tendono per paura, per cultura, per quello che è, a Come si fuggirne. può fare ad arginare questa Bisogna fuga? creare un tessuto sociale eterogeneo.
E questo è un problema grande che io non suggerisco cosa fare, ma che la consulta in un certo senso ha cercato di dibattere sul problema della casa, delle abitazioni del comune, delle istituzioni popolari, che è concatenato anche alla miscela sociale che noi andiamo a incontrare. Possiamo dire che però non aiuta il fatto di dire che se c'ho una preside in zona De Angeli, che i genitori, questo è un preside fantasma. Allora, spieghiamolo bene, facciamo spiegare magari a Walter, che ha seguito questa vicenda da vicino, l'abbiamo già accennato. Allora, Romano sta accennando a questa vicenda della preside fantasma, così i giornali l'hanno chiamata. In realtà non è un fantasma, esiste, è viva, è vegeta, e una volta diceva vive e lotta insieme a noi. No, in questo caso invece lotta a Parigi. E quindi cos'è questa storia, Walter? Ma il problema è che c'è una parola che sottolineava prima Romano Ranaldi: concatenazione. Cioè, noi facciamo tutta una serie di interventi, ma se non sono appunto concatenati, se c'è un anello della catena che è rotto, si rompe la catena. E quindi gli sforzi, anche numerosi e significativi, che vengono fatti, in questo caso nel campo educativo, mettiamo una toppa a un buco e ci troviamo su una voragine. È stato il tema di questo, diciamo così, inizio d'anno scolastico, il caso della preside fantasma, che non è un problema il singolo caso, ma è una regola che governa il sistema della distribuzione delle dirigenze scolastiche, che ha portato a questo fatto. E cioè, in una scuola del cosiddetto semicentro, in particolare intorno a Piazza di Angeli, quindi la scuola Novaro Ferrucci, aveva una situazione dove assegnata c'era una dirigenza scolastica che però è distaccata a Metz in Francia. Ormai da 9 anni, adesso ci saranno altri tre, insomma, per un periodo di 12 anni nella sostanza. E in che condizioni si sono trovati questo corpo scolastico, genitori, ragazzini, corpo docente, a non avere la dirigente scolastica? Quindi noi pensiamo, in qualsiasi organizzazione aziendale che dir si voglia, e in una società sportiva, se manca il presidente, se manca il dirigente centrale, è chiaro che manca un punto di riferimento fondamentale, soprattutto in una logica di tutte le organizzazioni che non sono logiche bimestrali, semestrali, ma sono triennali, quadriennali, quinquennali. Quindi vengono fatti dei progetti proprio per far sì che la scuola risponda sempre maggiormente, più appieno, a quelle che sono le proprie finalità. Risultato è che i genitori hanno fatto e disfatto di tutto un po', e finalmente non c'è più la dirigente scolastica fantasma della Novaro Ferrucci, il suo plesso scolastico didattico, e è arrivata una dirigente scolastica definitiva, e quindi tutti quanti contenti. L'unico problema è che direzione scolastica regionale non è che questa posizione di dirigente scolastica l'ha cancellata, no, ma ha preso e l'ha spostata. L'ha spostata da dove? Nel plesso scolastico di Baggio, no? Che fa capo alla scuola Primo Levi. Ma cazzo, dopo l'organo di Baggio, ma se la preside fantasma, allora, Baggio, no? Allora il turismo. Allora è chiaro che se non c'è una stabilità del corpo insegnante, non c'è una stabilità della dirigenza scolastica, tutto il lavoro scolastico, ma anche quello di contorno, quindi anche dei vari doposcuola. Nella zona 7 abbiamo contabilizzato 25 doposcuola. Non sono una cosa piccola, sono numerose. Allora, sono tutte queste iniziative che vengono fatte, che però poi alla fine si scontrano con un dato, che è quello: manca la dirigente scolastica, cioè manca il centro propulsore per certi aspetti. Poi
È chiaro che già un ex presidente dell'Associazione Nazionale Preside, perché poi questo qui è fatto tutto secondo le regole. Sì, ma diciamo, noi non siamo qua, no? A dire se lecito o non lecito, cioè, è successo, anzi, non è che ci siano delle cose irregolari, infatti dice, cioè, non siamo di fronte ai falsi invalidi, quelle cose lì, siamo di fronte a una festa che ha fatto domanda legittima di secondo le regole, sta seguendo le regole, e queste regole portano esattamente a queste disfunzioni. Non è, cioè sono regole che portano a delle disfunzioni. Abbiamo regolamentato le disfunzioni, invece di essere le disfunzioni una eccezione rispetto a quello che è il buon funzionamento delle cose, qui abbiamo delle regole che creano le disfunzioni. Ti interrompo solo ne sento proprio, che a me piace anche proprio l'approccio di Walter anche a questo tema, nel senso che non siamo qua a fare le iene di turno che vogliono andare a cercare la festa, a smontare, non ci interessa quello, non interessa capire com'è che un regolamento, delle regole, delle leggi permettano una situazione disfunzionale come quella che poi in questo momento c'è. No, poi dicevo questa dichiarazione, sì. Oggi è nel pieno diritto degli insegnanti chiedere un'aspettativa e conservare sia il posto sia la titolarità della sede anche per 9 o 10 anni, mentre a scuola arriva un reggente. La norma è così e va rispettata. Allora però, la norma è così, però non è che la norma è calata dal cielo o viene da Marte, qualcuno l'ha costruita con certe logiche. Allora, sicuramente, e l'evidenza è di questo fatto, questa norma non è stata costruita con la logica di sostenere il lavoro scolastico. Tutelerà qualcuno, tutelerà il corpo insegnante, quello che si vuole, e che può essere tutelato anche in altre maniere, naturalmente. E il risultato però è che noi ci troviamo di fronte a queste cose qui. Allora, c'è stato anche un recente convegno promosso dalla Fondazione Corriere della Sera, povertà educativa e periferie. Abbiamo avuto anche qualche dato rispetto a quelli di un conquegno fa, dove la situazione della dispersione scolastica, alla quale cercano di fare fronte i circa 200 doposcuola che operano nella città di Milano, perché poi non ce n'è uno solo, sono circa 200, anche se un numero preciso non ce l'ha nessuno, proprio perché esiste tutta una serie di frammentazioni, ma sarebbe anche ora che questa città cominciasse a capire quali sono le risorse che si muovono in campo, in maniera tale da poter affrontare in maniera adeguata quelle che sono le situazioni di criticità che obiettivamente ci sono. Allora, siamo scesi, la Lombardia rimane comunque una delle regioni italiane con oltre il 15% di dispersione scolastica, no? Oltre la media nazionale. La media nazionale è sconvolgente pensarci, no? Immagino, no? La regione più ricca d'Italia, la regione che produce di più, ha anche la più alta dispersione scolastica. Ma è così. Allora, poi bisogna entrare nel merito delle cose, e quindi anche quello che diceva Romano. È chiaro che nel momento in cui noi abbiamo una situazione di quartieri, anche a parte dei retaggi passati, perché i dati che riportavano una dispersione scolastica della regione Lombardia oltre il 18% erano del 2012, quindi adesso nel 2017 i nuovi dati che ci sono portano a un miglioramento, quindi vuol dire che anche tutta una serie di sforzi che vengono fatti portano anche dei risultati. Ma è chiaro che se si scontrano con delle regolamentazioni istituzionali che fanno a pugni con tutto il lavoro che viene fatto, questo togli con un cucchiaio l'acqua dal mare, no? E però riversa il fiume, e così non funziona. Allora ci deve essere esattamente una messa intorno a un tavolo di tutti coloro che intervengono nel processo educativo dei ragazzi. Noi diciamo addirittura le società sportive, perché le società sportive non sono ininfluenti, no? Rispetto a questo percorso, solo che normalmente non viene fatto. Uno dei presidi che potrebbero fare queste cose sono esattamente i municipi nelle varie zone, noi parliamo di Milano e nelle zone periferiche, perché un punto istituzionale che faccia da collegamento, coordinamento a tutte queste energie che ci sono in campo e anche veda che cosa non funziona per poterlo aggiornare, deve essere fatto.
e il territorio istituzionalmente è presidiato dai municipi. Sempre lì arriviamo, mi sembra, no? Sempre poi lì arriviamo, sempre a questi benedetti municipi. Milano che non si capisce, è un gigante Milano, infatti. Perché tutti poi si riversano a Milano se vogliono fare qualsiasi cosa, il risultato però è un gigante che ha un pochettino i piedi d'argilla. Infatti. Romano, vedevo che mentre parlavamo dei dati di dispersione, tu hai accennato un però una ragione c'è, dicevi, che spiegazione mi sei stato? Nelle regioni che hanno un'economia più evoluta, diciamo più ricca, c'è molto più possibilità di lavoro, chi abbandona la scuola, soprattutto nelle province più che nella città, è facilitato a trovare lavori che le permettano anche di lasciare la scuola, eccetera, perché hanno un'attività. C'è un'attrattiva, diciamo. C'è un'attrattiva economica, è così, a differenza di altre regioni. Chiaramente a Milano la dispersione scolastica non è nella media lombarda, ma sarà più bassa, mi pare che sia intorno al 7-8%. Okay. Per cui, voglio dire, però per ritornare proprio all'esigenza così, è proprio la struttura amministrativa scolastica che ha delle lacune. Vediamo i presidi, cioè i dirigenti scolastici nel nostro paese. Di più livelli? Di più livelli scolastici stiamo parlando? Sì, okay. Stiamo parlando dei presidi, sono 6.792, dato da... ma mi è stato fornito nazionale, pertanto 2000 circa sono quelli mancanti che sono messi a reggenza, per cui sono una quantità notevole. Lo stesso in Lombardia sono circa 1700 rotti, di cui 475 sono le reggenze. A Milano le reggenze sono circa 50, è normale, su 50 su 300, un terzo, no. Per cui, dire, sono numeri che dicono che c'è una malattia cronica. Ci sarà questo benedetto concorso che probabilmente lo faranno quest'anno, si spera, questo mi dice uno della scuola, che dovrà fare 2425 dirigenti presidi. E mi dice, allora i presidi che mancano sono i 1900-2000 che dicono o sono 2400? Questo non lo sappiamo. Però è una malattia cronica che, unita a tutto il resto, crea una situazione di, perché non si può sempre tutti gli anni arrivare alla fine di ottobre per avere gli insegnanti nelle scuole. Andrebbero tutti predisposti prima che inizia l'anno scolastico. Sì, sappiamo che ci sono alcuni studenti che non hanno ancora insegnanti, tra parentesi, in questo momento, come ad esempio gli insegnanti di sostegno per i non udenti in questo momento. Ma non solo non udenti, ma nelle scuole poi arrivano le supplenze, poi arriva personale che non è magari adatto, non ha la preparazione per quello. Al di là di questo, vengono coperti. Prima o poi. Però è chiaro che siamo arrivati alla fine di ottobre e forse ci sono ancora punti di sofferenza in questo senso, che noi non abbiamo numericamente e non andiamo a denigrare. Però lo sforzo di tanti insegnanti all'interno delle scuole è determinante. Però col personale, che quando arriva in una scuola di periferia dove ci sono certe situazioni difficili, che continua a chiedere trasferimenti, va, viene, eccetera, una mancanza di situazione stabile non favorisce sicuramente stabilità. Un aiuto, infatti, e una stabilità. E in quelle zone però, Romano, ci siete voi e tante altre realtà di Milano. No, e tante altre realtà che insomma, si battono. Fate veramente un lavoro pazzesco. Quest'anno avete commentato, mi dite, da quest'anno. È un lavoro importante. Quest'anno siamo ancora intorno già subito ai 130 bambini. Parliamo solo di Baggio, fondamentalmente. Solo di uno dopo scuola. Di Baggio. Dei 25 che ci sono a Baggio. 25. È chiaro che probabilmente in assoluto è il più grosso, sì, no, però, no? Però gli altri, ci sono altre 24 realtà che promuovono il dopo scuola, dislocato su, diciamo pure, i 15 quartieri della zona 7. E da questo punto di vista mi sembrava interessante anche evidenziare un'iniziativa che abbiamo promosso come Consulta Periferie Milano in collegamento con anche il presidente della Commissione Scuola del Consiglio Comunale di Milano. Perché è importante che ci sia questo raccordo tra istituzioni e chi opera sul territorio, e istituzioni cittadine che possono avere uno sguardo cittadino, perché o abbiamo uno sguardo cittadino, altrimenti
Come dicevo prima, risolviamo il piccolo problema, ma non ci accorgiamo di quello che sta intorno. Quello che sta intorno arriva una valanga e ci porta via tutto il lavoro che stiamo facendo. Allora, abbiamo già avviato due, diciamo così, convegni. Il tema è dopo scuola, esistenza difficile. Un po' un titolo provocatorio per certi aspetti, perché tutti danno per scontato, anche chi frequenta, i genitori che frequentano il doposcuola, sì, danno per scontato che il doposcuola c'è e quindi continui ad andare avanti, no? Per cui c'è anche una sorta di responsabilizzazione, sì, che deve essere fatta nei confronti di tutto, altrimenti uno prende, va lì, c'è la risoluzione, sì, del problema e non si pone nemmeno, il problema di dire ma chi è che lo sta facendo, questa infatti, cosa, cioè, e quindi questo rapporto, cioè, di generazione dopo scuola è una roba che faceva nella scuola, no, ad esempio, il rapporto invece di socialità non avviene, no, viene solamente una logica dove uno è a Milano, cioè, e usa Milano per il suo pezzetto che gli interessa. Questo qui è un sistema che non funziona. È chiaro che ci vuole un certo tipo di percorso educativo, ma dobbiamo anche affrettarlo questo problema educativo. E in questo quadro era interessante l'ultimo numero di Milano Sud, sì, uno dei 12, della 12 testate della stampa locale milanese che tira nel Sud Milano, appunto. Dove 20, ci mettono i, una distribuzione di 25.000 copie. Noi non facciamo parte della stampa, no, non facciamo. Noi cosa siamo? Questa è stampa, carta stampata. Okay, questa è video, okay, che ha una significativa dimensione. Però ha compiuto il 15° anno, il direttore Stefano Ferri esce con una sorta di editoriale intitolato proprio Periferie. Periferie, l'insostenibile lentezza delle istituzioni. E qui riassume in maniera molto efficace uno dei termini, fa Fondazione Caripolo, ne abbiamo anche parlato, che ha appena stanziato 10 milioni di euro per il progetto La Città Intorno, un programma triennale di rigenerazione dei quartieri. Progetti encomiabili e auspicabili che non tengono però conto di un problema fondamentale la cui soluzione non può essere ancora rimandata: l'incredibile lentezza della macchina comunale. Questo è uno dei temi, parlavamo prima dei municipi che sono lì in una sorta di limbo, abbiamo tutta una serie di dichiarazioni di presidenti che sicuramente dicono siamo ancora in uno stato. Allora, questi che dovrebbero essere già arrivati, no, non sono nemmeno partiti per certi aspetti. Ecco, questo è un po' il quadro, quindi ci sono degli investimenti forti da una parte, però c'è un problema di modalità di funzionamento della burocrazia. Allora, la burocrazia non è che va demonizzata, ma va esattamente sollecitata in una compartecipazione, perché la burocrazia non è funzionale a se stessa. La burocrazia è funzionale alla città, altrimenti non ha ragione di esistere. C'era il famoso ministero della semplificazione qualche governo fa, ci ricordiamo, no? Che ha fatto poi più leggi di quelle che c'erano prima. Quindi insomma il rischio è sempre quello, che quando poi si mette a mano la burocrazia, il rischio è cosa ne venga fuori. Quindi dicevo, abbiamo avviato questo percorso, dopo scuola esistenza difficile, sì, che si incanala poi adesso in quella che è la scuola di periferie, la scuola di periferie, sì, che abbiamo avviato, e abbiamo fatto due iniziative in zona 7 e in zona 9. Adesso procederemo con questo anno scolastico anche a promuovere altre iniziative, proprio per mettere a fattor comune le esigenze, ma anche a fattor comune le soluzioni, perché noi dobbiamo mirare sulle soluzioni. A scuola di periferie esattamente a questo tipo di taglio, dove la burocrazia avrà uno dei punti fondamentali. Semplificare, migliorare l'efficacia della burocrazia vuol dire anche aiutare chi lavora nella macchina burocratica a fare il proprio lavoro meglio. Perfetto, siamo quasi in chiusura. Allora, già che parlavamo di scuole periferie, il prossimo appuntamento di scuole periferie? Prossimo appuntamento, riempiamo i vuoti, mercoledì 18 ottobre a Villa Scheibler a Quarto Giaro, è una ripresa della prima lezione che avevamo fatto, dopodiché invece c'è una nuova materia, oltre a quella che abbiamo già avviato, anche di storia delle periferie. E quindi in questo caso è di organizzazione, prima è partita storia ma continuerà. Sul sito periferiemilano.com potete vedere il calendario delle lezioni, no? E
Ci sarà Ani Guarda, al centro culturale della cooperativa, una nuova lezione, in particolare sarà sulla partecipazione e comunicazione. Ma il tema è come, perché tutti invocano la partecipazione, l'informazione, la comunicazione, dopodiché ci sono anche qui delle modalità possibili molto semplici da utilizzare con risorse già esistenti, che però non vengono utilizzate. E quindi viene innescata la partecipazione per certi aspetti, vengono dati anche dei soldi per promuovere iniziative, peccato poi che chi promuove iniziative abbia difficoltà a comunicarle e i potenziali destinatari, che è la cittadinanza tutta, non sappia mai ciò che avviene anche all'interno del proprio quartiere. Allora qui dobbiamo risolverla, anche qui ci sarà la presenza del livello istituzionale e comunale con la presidente della commissione partecipazione cittadinanza attiva, oltre che naturalmente ai rappresentanti del municipio. Ottimo. Perché livello cittadino amministrativo e livello zonale amministrativo con i municipi sono esattamente quelli che devono essere coinvolti e che chiedono anche alcune volte di essere coinvolti e sollecitati, anche aiutati ad avere una loro strutturazione più efficace per la città, perché anche chi svolge compiti istituzionali si rende conto di avere una bella macchina, solamente che non ha la benzina dentro e non riesce ad andare. Romano, invece nel caso dell'associazione Giovani e Famiglia, diamoci un po' le coordinate per contattarvi, dove siete, come allora, si può fare e che cosa bolle in pentola. Bolle in pentola. A proposito di burocrazia, a me spaventa quando qualcuno dice adesso noi mettiamo di ridurre la burocrazia. Non fate niente perché fate danno, perché spesso e volentieri sono aumentate tutte le procedure. Però da qualche parte bisogna cominciare. Devono cominciare, ma devono riflettere prima. Okay. Semplificare non è facile, anche se sembra una stupidaggine. Per cui noi siamo un'associazione che risiede a Baggio, in via Anselmo da Baggio 50/A, e questa associazione è nei locali del comune dati in uso gratuito. Il nostro numero di telefono 331 3034 617. Questo numero di telefono è quello dell'associazione. Perfetto. E normalmente o rispondo io o qualcun altro, perché è un cellulare. Anche perché tantissimi sono i volontari che avete, vero? No, io ho bisogno di volontari. Okay. Perché quest'anno il tessuto scolastico dei ragazzi è più problematico, c'è una quantità maggiore di bambini con problemi di dispersione, di DSA. Chi può venire a fare volontariato da voi? Il primo appello lo posso fare agli studenti delle scuole o delle università, perché noi abbiamo avuto uno stage, un open day con l'Università di Scienze Politiche e di Governo, il quale ci ha inserito nel loro elenco come esperienza scuola-lavoro. Oh. E io ho detto, ok, noi non vi prepariamo, non vi daremo niente che riguarda il vostro successo scolastico, economico, della vostra vita, però cercheremo di darvi un po' di umanità, quella che vi rimane o quella che non avete, perché aiutare i meno fortunati è una cosa necessaria, che aumenta anche la capacità sociale di infatti tutto il paese. Che può aumentare anche la possibilità di fare successo per il gioco, cioè essere umani può aiutare per in tutte cui le... il senso dell'umanità, perché tu aiutare un altro puoi allungare la mano e dire cioè aiuto il Walter porfio. Però voglio dire, arrivati a un certo punto non c'è bisogno di venire da noi, però noi abbiamo bisogno, perché aiutando questi ragazzi non solo si fa bene a se stessi, ma si aiuta anche a diciamo, anche quindi i ragazzi giovani, appunto volontari, anche se sono giovani, delle scuole superiori, imparano, voglio insegnare. E anche, anche genitori o mamme, gente che abbia un minimo di capacità, di cultura. Ragazzi, che spesso in perché noi li affianchiamo, paura di avvicinarsi, li affianchiamo ad altri volontari. Fatto. E poi si innamorano di bambini. Io sono venuti 5 ragazze del Manzoni che si sono offerte ultimamente di fare dai 16 ai 18, ecco. Si sono offerte di fare le volontarie, hanno detto veniamo, 3 hanno detto che vengono una volta al mese e altre 2 hanno detto veniamo tutte le settimane al venerdì. Li affianchiamo prima ai bambini più piccoli, perché poi
vogliamo che si innamorano dei bambini, sì, così almeno, e sembra che loro siano contenti di questo. Beh, sono venuti qualche volta, questo è un successo perché ho visto che in fondo questa necessità di umanità, di relazioni importanti che hanno un significato emotivo, sono significative. Perfetto, Romano, grazie mille davvero, ancora complimenti per tutto il lavoro che fate. Prego, e prego. Appunto, loro sono in tanti, ne servono ancora di più. No, i volontari... Non bastano mai, diciamo, cioè, anzi, i volontari più ce ne sono meglio anche, perché insomma si può fare sempre meglio. Poi diciamo che nei doposcuola milanesi ci sono... oltre 2.000 volontari, ma ne oltre forse delle realtà come 6.000. Cooperative sociali, ci sì, sono 2.000 volontari che infatti, non sono sicuramente il bisogno pochi. C'è perché ci sono alcuni bambini che hanno bisogno proprio di un affiancamento personale. No, ma non possiamo dire che magari non lo sapete voi, ma serve anche a voi fare volontari, mi viene da dire, cioè, certo, che sicuramente magari non lo sapete ancora, appunto, l'ho detto prima, giusto, se voi tu venite, questi bambini non date solo a loro, ma date anche a voi stessi, perché miglioreranno tantissimo la vostra vita. La lezione è in due direzioni, sì. Tornate a casa che imparate davvero una bellissima lezione che vi sono stracco, sono contento, fan bocca, giusto. Ecco, poi insomma, lavorare con Romano deve essere uno spasso, simpaticissimo, quindi insomma, sicuramente... Se non ci mettiamo un po' di umorismo, caro il mio ragazzo, siamo rovinati, perfetto, in questo mondo. Romano, credo che tu sia il miglior spot per la tua associazione, davvero, far vedere la passione, la voglia e la grande professionalità comunque che ci mettete. Esattamente, competenza. Infatti, questo, perché si ride, si scherza, ma con competenza. Il lavoro è serio. Non è roba campata in aria, come si suol cioè, dire. Cioè, il volontariato, bravissimo, il volontariato chiamiamolo puro, no? Ha delle competenze enormi, anche perché derivano magari da esperienze professionali, infatti, che ciascuno ha maturato nel proprio lavoro e che riversa esattamente nell'attività. Quindi di volontariato. Non abbiate paura. Quindi il volontariato non è che è una cosa messa su così, tanto per dire. Il fatto che sia uno dei più grossi doposcuola di Milano, ormai da più di un decennio, rende testimonianza a questo fatto di professionalità. Infatti. In chiusura, gli appuntamenti. Sì? Allora, a Milano nel mese di ottobre ci sono almeno 150 appuntamenti con accesso gratuito, vanno da film, teatro... Sottolineo l'aspetto dei cori perché ci sono anche una decina di appuntamenti di cori nell'ambito del progetto Cori Milano. Dove li trovate? Li trovate nel calendario sul sito periferiamilano.com. È un luogo dove uno può vedere quello che accade nel proprio quartiere o magari anche nei quartieri. Io ieri sono andato a una conferenza su Caravaggio. C'è anche una mostra adesso a Milano, ma per dire, tenuta anche da uno dei maggiori storici dell'arte che abbiamo, e quindi ci sono delle iniziative in periferia di estrema qualità. Il problema è conoscere. Infatti, c'è noi per quanto possiamo, oggi ci sono quasi 150 appuntamenti che potete vedere. Solo in questo mese di ottobre, ma poi, siccome siamo a metà di ottobre, mano a mano si addensano, siamo arrivati anche a comunicarne oltre 200. Insomma, se a Milano perdersi iniziative è facilissimo. Grazie al sito della consulta Periferia Milano, che è periferiamilano.com, giusto? Trovate magari almeno una quota parte di ciò che avviene. Un'idea, vi fate un'idea, sapete insomma come impegnare il vostro tempo a Milano, che si dice ci serve una cosa da fare, ma poi uno non sa mai dove andare. Ecco, tutti quelli elencati sono ingressi a titolo gratuito. Perfetto, grazie mille allora anche a te, Walter. Ci rivediamo martedì prossimo, sempre qui a parlare ancora di periferie. Romano, davvero, grazie mille e grazie a voi per il grande lavoro che fate tutti i giorni, davvero. Tutti i giorni, il volontario ci mette il cuore, per questo è il migliore. E con queste bellissime parole di Romano io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento domani sempre alle 12.30 qui in diretta con Good Morning Milano e oggi pomeriggio ore 18 con il telegiornale di Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.